ad essere in compagnia su questo palco, penso che sia doveroso che insieme a me salgano il candidato a sindaco e il capolista della Sinistra Unita, Paolo Ferrero, Peppe De Cristofaro, la compagna. Del movimento di lotta mi danno la possibilità di dire una cosa che avrei detto nel corso del mio intervento, un intervento che avrei voluto scrivere, ma non l'ho fatto lasciando libertà al mio cuore più che alla mia mente. E il cuore, come si sa, quando batte non si vede, ma dà i suoi frutti, specie se sono frutti d'amore. Il lavoro, noi sappiamo bene che è l'elemento indispensabile per rendere il cittadino libero, o meglio ancora per renderlo cittadino. La sinistra si unisce a Casoria anche per questo, anzi si unisce a Casoria innanzitutto per questo. Mutuando un'espressione di Cesare Ragazzi, lui era solito dire: mi sono messo in testa un'idea meravigliosa, poi ha dato ispirazione a qualcuno che non abita qua ma abita nel nord Italia, in testa si è messo parrucche e strati di asfalto. La sinistra a Casoria si è messa in testa l'idea meravigliosa di unirsi. Qualcuno questa cosa l'ha guardata in maniera un po' strana, come se fossero le nozze di due fratelli consanguinei, e quindi si teme che i nostri frutti possano essere non buoni. Le nozze non sono nozze di fratelli consanguinei, ma è semplice ritrovarsi di fratelli germani. Non a caso le formazioni che si sono riunite, Sinistra Critica, Federazione della Sinistra, Sinistra Ecologia e Libertà, hanno tutte lo stesso cognome, Sinistra. Noi siamo il primo laboratorio, io oserei dire nazionale, che ha tentato questo esperimento, questa esperienza, che non nasce oggi, non nasce in occasione della campagna elettorale del 2011, ma era un tentativo che era stato già esperito nel lontano 2008, ma ahimè abortì per note vicende che non sto qui a ricordare a tutti, perché sennò mi darete del vecchio e del lagnoso. La realtà è che noi oggi ci siamo uniti, ma non ci siamo isolati, anzi sono stati numerosi i nostri tentativi nel corso dei mesi che sono intercorsi dalla sfiducia al sindaco ad oggi, per tentare un'esperienza di centrosinistra nuova, che io con un vezzo osai definire, quando inaugurammo la sezione Sinistra e Libertà, un'esperienza di sinistra-centro. La cosa non è andata a buon fine e credetemi, noi non siamo responsabili di ciò. Abbiamo tentato tutto il possibile. L'impossibile no, perché l'impossibile non è degli esseri umani, quindi noi ci siamo fermati al possibile. Poi le scelte che hanno fatto gli altri sono sotto gli occhi di tutti. Aggiungo che la sinistra a Casoria si unisce per essere vicino agli ultimi, per essere vicino agli anziani, per essere vicino ai bambini, per essere vicino ai bisognosi, e gli ultimi per noi sono anche quelli che comunemente vengono definiti la microdelinquenza. Gli ultimi per noi sono anche quelli che hanno affollato le strade della nostra città a bordo di motorini 3, 4, 5, che hanno un atteggiamento che a noi potrebbe sembrare arrogante. Loro sono solo le vittime dell'indifferenza, che è il male più grande di questa città. L'indifferenza, la distrazione dai problemi, la democrazia di una delega che si ferma con il voto. Ed non è mai un voto di delega democratica, ma è sempre un voto di scambio, perciò si ferma lì. Perciò perciò la maggior parte degli elettori di Casoria alla fine poi non hanno il coraggio di strattonare la giacca di chi li rappresenta in consiglio comunale, perché probabilmente in fase di campagna elettorale gli hanno chiesto piaceri personali, non gli hanno chiesto certo i diritti per la città, i diritti comuni. Noi siamo convinti, e ne abbiamo dato dimostrazione anche nel corso di questa campagna elettorale, che il nostro lavoro sommesso, porta a porta, nei confronti di quei compagni che erano sfiduciati rispetto a quello che era il patrimonio di donne e di uomini provenienti dal Partito Comunista, sì, noi non ci vergogniamo di venire da quella tradizione, non ci vergogniamo di essere comunisti, di essere stati comunisti, noi non ci vergogniamo, ci vergogniamo solo di una cosa, che la mattina ci laviamo, ciò in contraddizione di qualcuno che ha detto che i comunisti, oltre ad essere brutti quando si guardano allo specchio, non si lavano. Io non mi ritengo né brutto, né tantomeno sporco.
mia moglie che è presente qui tra voi, a volte mi prende in giro, tu ti consumerai, dice sei già magro, oppure di lavarti ti consumerai. E voglio chiudere dicendo, la nostra esperienza non sappiamo se sarà vincente. Io sarei uno che vive al di fuori della realtà di questa città, se dicessi noi andiamo direttamente al ballottaggio oppure vinciamo il primo turno. Noi però siamo convinti che il primo grande obiettivo politico l'abbiamo raggiunto già qua stasera, alla chiusura di questa campagna elettorale che, ripeto, vede la sinistra unita nella sua interezza e non ci sono appiattimenti di una lista sull'altra, di una formazione sull'altra. Qualcuno capziosamente dalle fila di altre coalizioni dice che ci sono stati degli appiattimenti di Sinistra Ecologia e Libertà su Sinistra Critica e la Federazione. Non è così, credetemi. La realtà è questa, che i compagni di Sinistra Critica su questo territorio hanno una storia più lunga della nostra e la storia quando è più lunga si vede, è più evidente. La scommessa è che noi da qui a uno step successivo non avremo più distinzione di simboli. La Sinistra Unita, la scommessa che deve giocarsi è come nel 1921 c'è stata la scissione del grande partito socialista, come nel 1991, guarda caso questi numeri ricorrono, c'è stata la scissione del partito comunista. Io non ho un sogno, ho un desiderio, perché i sogni non si avverano, i desideri possono avverarsi. Il mio desiderio è che oggi, 13 maggio del 2011, ancora un anno con l'uno, a Casoria sia il laboratorio nazionale dove la sinistra inizia a unirsi per non mai più sciogliersi. Grazie.